Amici di Teleischia, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Partiamo subito dai fatti di cronaca. Infatti a Casamicciola, nel corso di una recente operazione nel territorio di Casamicciola, i militari del nucleo carabinieri forestali, affiancati dai colleghi del nucleo cinofilo specializzato in antibracconaggio, hanno arrestato due individui in località Buceto, rispettivamente di 43 e 44 anni, colti in flagranza di reato per furto venatorio. Gli arrestati sono stati sorpresi con munizioni e varie specie di beccaccia, ma hanno omesso di mostrare irregolare porto d'armi, nonostante fossero in possesso di un fucile. I controlli intensivi proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la sicurezza della comunità e la tutela dell'ambiente. Guardia di Finanza Napoli, figurano medici di medicina generale, farmaciste e titolari di laboratorio di analisi tra le 17 persone indagate dalla Procura di Nola a Napoli, a cui militari del nucleo di polizia e economico, finanziario, scusatemi, della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato 17 provvedimenti cautelari, un arrestato domiciliare e una misura interdittiva nell'ambito di un'indagine su una truffa al Servizio Sanitario Nazionale, la SSN. Gli inquirenti contestano anche i reati di falsità ideologica, corruzione e associazione a delinquere. I finanzieri hanno individuato a Pomiano d'Arco due associazioni a delinquere a cui i vertici c'erano di medici di medicina generale, che avrebbero messo a segno una lunga serie di truffe alla SSN utilizzando false prescrizioni di medicinali che poi venivano indebitamente rimborsate dall'ASL. Oggi alle ore 17 il commissario straordinario della ricostruzione Giovanni Legnini terrà presso gli uffici della struttura commissariale a Ischia Porto un incontro per illustrare i contenuti dell'ordinanza di proroga ai termini e altre disposizioni sulla ricostruzione privata, l'introduzione della piattaforma GEDISI per la gestione delle pratiche di ricostruzione privata e del geoportale per la condivisione dei dati e delle informazioni sugli edifici, nonché lo schema di contratto preliminare di compravendita ai fini della delocalizzazione. L'incontro con le associazioni, i comitati, i rappresentanti tecnici e dei professionisti, aperto alla stampa, si potrà seguire anche da remoto. I sindaci dell'isola d'Ischia ci riprovano a dare un nuovo amministratore a Levi S.p.A. Dopo l'aumento di capitale e la fuoriuscita dallo stato di liquidazione, l'attuale amministratore unico Alessandro Condurro ha rappresentato la necessità di cedere il passo ad un ischitano. Ed il CISI, che ormai è proprietario unico al 100% del Levi, è chiamato a provvedere. I sindaci riuniti in assemblea del consorzio ci hanno già provato un paio di volte, ma non sono ancora arrivati ad un accordo sul nome del nuovo amministratore. Ora c'è un nuovo tentativo, l'appuntamento è per i sei sindaci nell'assemblea convocata per domani, 13 dicembre alle ore 16:30, in prima convocazione nella sede del comune di Ischia. In attesa di conoscere il responso con forze, la fumata bianca, ascoltiamo le motivazioni espresse da Condurro ai nostri microfoni. Il mio incarico è scaduto, ripeto, lo dico sempre, praticamente per motivi lavorativi, onestamente, in tutta onestà, ho tante cose da fare qui, ecco, gestisco altre società, altre cose, mi ha fatto piacere portare a termine il compito che era stato cominciato da mio padre, io l'ho fatto per lui, per la memoria sua, che aveva cominciato questa operazione, mi ha fatto piacere portarlo a compimento. Però in effetti, come ho sempre detto, è venuto il momento che io mi faccia da parte e che la società sia gestita da un professionista ischitano che abbia tempo da dedicare a questa cosa, perché c'è tanto da fare, Mi fa piacere il fatto di aver contribuito a dare là a tutta la serie di operazioni, no? Che saranno fatte, saranno compiute da Levi. Mi ha fatto piacere essere stato l'artefice, insieme ovviamente a tutto lo staff del Levi, al professor Perillo, di essere stato l'artefice di una sorta di rinascita, ecco, di questa società e dell'isola stessa. Però mi farebbe altrettanto piacere, ecco, farmi da parte e dare la possibilità a una persona, a un professionista dell'isola, a un CDA appositamente costituito dai sindaci, di poter essere presente tutti i giorni all'interno degli uffici del Levi, di poter fare, ecco, l'amministratore in tutto e per tutto, l'amministratore al 100%, è ciò di cui ha bisogno praticamente questa società. Lei ha fatto un ottimo lavoro, Levi risanata, lo testimonia anche la stima dei sindaci isolani che vorrebbero ancora la sua presenza. Levi ha i requisiti per restare, diciamo, indipendente rispetto a quello che è il piano d'ambito poi del distretto Napoli Nord Ente Idrico Campano? Sì, in effetti lo abbiamo detto, no? Il nostro obiettivo è proprio questo, un obiettivo che non ci è stato concesso subito.
stando alle ultime notizie, ci vorranno almeno 4-5 anni. Intanto abbiamo già ottenuto, stiamo ottenendo, manca soltanto la firma, ecco, manca soltanto l'autorizzazione da parte dell'ente idrico campano per gli aumenti tariffari, che apporteranno ovviamente altre risorse all'interno della società, apporteranno ricchezza alla società, ricchezza che sarà totalmente reinvestita all'interno dell'isola, all'isola per lavori che saranno fatti appunto nei vari comuni stessi, oltre ovviamente ai fondi che verranno dal commissario Legnini. Levi ha assolutamente tutte le caratteristiche per poter gestire autonomamente, come ha sempre fatto, poter gestire autonomamente le risorse idriche dell'isola. Ci farebbe piacere questo, ecco, ovviamente qualora la legge non lo dovesse permettere ci dovremo piegare ovviamente a questa cosa, quindi aderire all'ente unico costituito per il distretto di Napoli Nord, ma questa sarà una cosa che nella più ottimistica delle ipotesi, o pessimistica che dir si voglia, dipende dal punto di vista dal quale la si guarda, avverrà tra perlomeno 5-6 anni. Ecco, in questi 5-6 anni Levi continuerà in questa sua lotta per poter ottenere la legittimazione. A Casamicciola da oggi e fino al 31 marzo sono stati modificati gli orari di ZTL attiva, per cui è vietata la circolazione nella ZTL di via Parodi tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.30. Da tale divieto sono esclusi i veicoli autorizzati ai sensi della delibera numero 17 del 4 febbraio 2019. Restano invece confermati gli orari della ZTL attiva per l'accesso del varco di Corso Luigi Manzi, in cui la circolazione è vietata nelle sole giornate domenica e festive dalle ore 11 alle ore 13. Tale disposizione non si applica ai veicoli autorizzati ai sensi della delibera numero 17 del 4 febbraio 2019. Durante gli orari ZTL attiva, nel tratto di corso Luigi Manzi che parte dal varco di accesso e fino all'uscita sulla rotatoria è altresì vietata la sosta. Blu intenso o ecosostenibili, sostituite del polistirolo. Ecco l'identikit delle nuove cassette in materiale ecosostenibile che andranno a sostituire quelle in polistirolo, presentate durante la conferenza stampa tenutasi ai piedi del Castello Aragonese nel cuore del borgo di Schiaponte, consegnate ai tanti pescatori intervenuti. L'iniziativa, che rientra nella progettualità proposta dai comuni di Ischia, Forio e Serrara Fontana, insieme all'area marina protetta Regno di Nettuno, dal titolo Pesca in Campania, qualità e tracciabilità. La situazione delle strutture dell'offerta sanitaria è inefficiente, per questo i cittadini chiedono conto alla politica regionale anche sul fronte di trasferimenti da effettuare in strutture in terraferma in situazioni di maltempo. Resteremo vigili e chiederemo un commissario che obblighi l'AS Napoli 2 Nord a rispettare quanto deciso dal TAR, che ha accolto il nostro ricorso, commenta il consigliere comunale Luigi Muro. Ascoltiamolo. La sanità per le isole è sempre un dramma, un dilemma. Per Procida abbiamo seguito già dal 2016 vicissitudini, avvocato Muro, ma il punto in cui siamo, a che punto stiamo e che cosa si può fare in realtà? Dopo la grande vittoria che avemmo al TAR Campania e costrinse il commissario De Luca a cambiare il piano regionale, abbiamo assistito a un lento svuotamento delle funzionalità dell'ospedale. Oggi siamo veramente ai minimi termini, quindi è giusto che il comitato dei cittadini e anche la politica unita, spero, si metta a sollecitare chi deve decidere sulla sanità a Procida. Però a noi non basta. Quelli che sottoscrissero il ricorso vincente dell'epoca oggi hanno presentato al TAR un ricorso di ottemperanza per far sì che venga verificata la possibilità della nomina di un commissario che, ove mai si verifichi che appunto le cose che bisogna fare non sono fatte, faccia al posto dell'ASL quello che deve fare. Noi abbiamo la necessità non del Cardarelli, che come disse De Luca come un'infelice battuta, ma di un presidio ospedaliero per le zone disagiate che prevede dei posti letto, dei medici, insomma, che possano anche fare degli interventi in dei surgery, in piccoli interventi, per evitare che i nostri concittadini debba andare avanti e indietro a Ischia quando va bene, ma anche in terraferma. E questo non è giusto. Abbiamo una medicina del territorio, del distretto, praticamente assente, che si fonda sulla buona volontà di pochi addetti ai lavori, quindi non va bene. Spero che si trovi l'unità e la capacità di portare a Procida quello che negli anni 2000 un po' avevamo raggiunto e che invece ci stanno togliendo. Ovviamente il ragionamento ci porta sempre da isolani isolati sul ragionamento dei trasporti marittimi. Con situazioni di maltempo, ahi noi, si corre il rischio di rimanere a casa con tutte le patologie del caso. Assolutamente. Noi all'epoca facemmo una battaglia vinta e avemmo la motovedezza solo per Procida,
adesso ce n'è uno a Ischia e Procida quando c'è, l'elisoccorso, l'elicottero, la pista, perché è chiaro che bisogna garantire un trasferimento veloce dopo aver fatto la stabilizzazione. Ma a Procida si facevano anche interventi di elezione. Ci sono delle capacità professionali nell'ASL Napoli Nord che possano essere assolutamente migliorate con una buona organizzazione. Abbiamo l'impressione che invece non ci sia la volontà, chiamiamola di politica sanitaria, che vada in questo senso, e noi su questo ci rivoltiamo. Un workshop nazionale dedicato alle aree marine protette per fare il punto sulla piccola pesca costiera e la tutela del mare. Ascoltiamo Lucio De Maio, direttore area marina protetta, Punta Campanella. Lucio De Maio, direttore area marina protetta, Punta Campanella, insomma l'estremo della nostra penisola sorrentina. Quali sono le problematiche che voi affrontate tutti i giorni? Sì. Allora, una delle maggiori problematiche che affrontiamo riguarda proprio la forte pressione turistica, che da un lato ovviamente ci fa molto piacere ed è un aspetto positivo, ma dall'altro ovviamente bisogna trovare il giusto compromesso per evitare che questa pressione turistica poi costituisca un problema e diventi impattante per l'ambiente marino e tutta l'ambiente in generale, anche la costa, che è poi la risorsa che crea e che attira il turismo. Quindi, come dire, sono tutte cose collegate e bisogna fare in modo che tutto sia nell'equilibrio e nella sostenibilità ambientale. Tematiche che condivide anche con altri suoi colleghi, così come avete discusso oggi qui in questo workshop alla Gaiola. Esattamente, come ha detto mi pare il comandante Cuciniello, diceva che il Golfo di Napoli è secondo rispetto alla Baia di Hong Kong come tra i posti più trafficati dal punto di vista marittimo al mondo. Quindi sono questioni che ci impegnano molto e che speriamo per il prossimo anno di riuscire a controllare e contenere. Comandante Cuciniello, che ha fatto riferimento della Guardia Costiera, lei ha parlato di prossimo anno. Il prossimo anno potremo avere una nuova area marina protetta, quella di Capri, proprio di fronte a voi. Esattamente, noi ce lo auspichiamo perché nella gestione delle aree marine protette, come si è detto anche oggi in questo workshop, la cosa importante è fare rete, quindi insieme si riesce ad andare sicuramente più lontano e a raggiungere risultati migliori. Civismo è il primo aspetto della parola cura al centro del Festival Alterio Nativo, la parola politica promossa dall'associazione Comunitas che fa capo all'assessore al turismo regionale Felice Casucci. L'iniziativa che si è tenuta a Napoli punta a riunire il mondo del civismo per creare una nuova proposta culturale e politica con al centro i territori e i cittadini. Vediamo il servizio. Mettere al centro dell'attenzione i cittadini con le loro esigenze, ma anche problemi e positività dei territori, sia urbanizzati sia periferici, sono i temi discussi nell'ambito del Festival Alternativo tenutosi a Napoli presso il Teatro IAV in Arte Vesuvio, promosso dall'Associazione Comunitas, di cui l'assessore regionale al turismo Felice Casucci presiede il consiglio d'indirizzo. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. L'obiettivo è far nascere qualcosa che appartenga alle persone, che non sia imposta alle persone, che sia espressione della vita delle persone, che nasca anche da una consapevolezza critica, da una coscienza dell'identità critica delle persone e della grande cultura di cui siamo espressione. La politica è diventata un grande fenomeno di comunicazione, spesso privo di contenuti. Noi cerchiamo di riportare la politica ai suoi contenuti, alla sua storia, alla sua grande tradizione culturale. Parliamo di identità e alterità, parliamo di collettività, di superamento dell'individualismo, parliamo di un grande impegno che nasce innanzitutto dai cittadini, che nasce innanzitutto da coloro che fanno volontariato, che si impegnano nella vita e per la vita degli altri, in maniera del tutto disinteressata e gratuita. Quindi questo è un obiettivo, la cura è la sintesi di tutto questo, per noi è la quintessenza della parola politica.
e quindi portiamo avanti questo progetto che è una quintessenza, appunto, è un'occasione che nasce da una selezione di elementi: alterità, integrità, alterità collettività, alterità, superamento dell'individualismo, realizzazione di un obiettivo di crescita che sia un obiettivo di crescita fortemente inclusivo. È un movimento che guarda anche alle future tornate elettorali? È nato dopo una tornata elettorale, è nato a dicembre 2022, dopo una tornata elettorale che è stata una tornata elettorale, un grande insuccesso del centro-sinistra, e vogliamo dare delle risposte da centro-sinistra, quindi da solidarietà, da precisa collocazione a favore dei temi della solidarietà, a favore dei temi della coesione, in particolar modo della coesione economico-sociale italiana, ma non solo, anche europea e mediterranea, per realizzare un progetto che sia un progetto che abbia una credibilità anche politica, ovviamente. Ci misureremo, vedremo se saremo in grado di farlo. Siamo nati da un anno, abbiamo fatto già vari incontri, questo è uno degli incontri che stiamo portando avanti. Oggi è l'inaugurazione, incontriamo le associazioni, ci facciamo raccontare da loro la loro esperienza sui diversi territori, non solo di Napoli ma della regione Campania. Confidiamo che questo ci porti a dei risultati, siano dei risultati belli, perché vogliamo far sorgere questo piccolo sole dell'avvenire dalla vita delle persone, non un sole imposto dall'alto, ma un sole che nasce dal basso. Apriamo la pagina sportiva andando a risentire le parole dette ieri sera durante la trasmissione sportiva a bordo campo, il commento da parte del presidente del Real Forio, Luigi Amato, riguardo la classifica del Real Forio e gli obiettivi stagionali. Ascoltiamo. Presidente, a proposito della classifica ti faccio una domanda, logicamente abbiamo l'opportunità di averti con la massima onestà possibile. Certamente non credo che tu a inizio stagione avessi previsto questa classifica a dicembre. Dovendo un po' analizzare la situazione da uomo di azienda quale sei, ce la prendiamo col caso, con la sfortuna o c'è qualcosa che non ha funzionato? Allora, innanzitutto secondo me è una classifica che non ci appartiene, come giustamente diceva Mister Buonocore, una classifica che non ci appartiene. Consideriamo che noi abbiamo 15 punti, in realtà sarebbero 18, perché noi col Casoli abbiamo giocato una partita vera, praticamente forse l'ultima partita vera che ha giocato il Casoli. Ma anche in quel caso là non sarebbe stata una classifica giusta, perché ci mancano almeno 4-5 punti. All'inizio della stagione, ma io dico innanzitutto che il campionato è ancora molto molto lungo, perché ne mancano ancora due partite per il girone di andata, ci sta tutto il girone di ritorno. Sicuramente non siamo contenti, nel senso che comunque non pensiamo che dobbiamo stare in quel posto di classifica. Io ripeto, non è una questione di investimenti, è una questione di giocatori. Noi abbiamo puntato su dei giocatori che comunque in quella posizione di classifica non ci sono mai stati, ma ripeto, questa posizione di classifica è una situazione temporanea, anche perché se voi considerate che l'Ercolanese fino a 3 settimane fa teneva 6 punti, praticamente 3-4 settimane fa aveva 6 punti, il Capri era terzo quarto in classifica e adesso sta praticamente a 2 punti da noi, quindi è una classifica molto, in questo momento, che dice tanto e poco. Sicuramente a noi mancano tanti punti, un po' per colpa nostra, un po' per sfortuna. Io non sono uno che crede molto nel fato o nella sfortuna, io penso che comunque le cose capitano perché probabilmente non si sono fatte delle cose, oppure si sono fatte le cose non fatte per bene, o delle cose sono state praticamente condizionate da dei fattori che erano imprevedibili. Ovviamente io non voglio rimettere sempre in discussione il discorso degli infortunati, ma ne abbiamo avuto abbiamo ancora di giocatori importantissimi che purtroppo non siamo mai riusciti a vederli al 100%, perché hanno avuto sempre dei problemi fisici. Quindi, ripeto, non è una classifica che ci appartiene, è una classifica che non mi piace, è una classifica che non mi piace, perché la classifica a me inizia a piacermi quando iniziamo ad andare sul lato sinistro. Credo che abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare, ci siamo rafforzati perché vogliamo stare sul lato sinistro, anzi io direi sul lato sinistro quanto più alto possibile, e quindi penso che non sto dicendo un'eresia se dico che comunque io sono fiducioso, diciamo così, è un mio figlio, quindi praticamente io ho grandissima stima e fiducia, perché so
cosa può fare, dove possiamo arrivare. Domani pomeriggio alle 14.30 il Real Forio torna in campo per l'andata della semifinale di Coppa Italia Dilettanti contro la Sarnese, una partita decisamente importante nella quale i biancoverdi non vogliono sfigurare. Sentiamo le parole di Vito Manna e Michele Longo a proposito di questo appuntamento rilasciate subito dopo la vittoria di sabato scorso in campionato contro il Rione Terra. Noi abbiamo bisogno della vittoria e l'abbiamo ottenuta, quindi mettiamo punti in cascina e dobbiamo adesso pensare alla prossima partita di mercoledì, che oltre a essere una partita prestigiosa potrebbe regalarci un sogno. E dobbiamo però lottare perché sarà una partita molto dura. E già mercoledì fare una bella partita in casa e tenere aperta la qualificazione sarà importante. Poi dopo la partita mercoledì penseremo alla prossima in casa, dove vorremmo fare bottino pieno ancora una volta, e poi vedremo che sicuramente con questi punti la squadra prenderà fiducia e riuscirà a fare un grande girone di ritorno, ne sono convinto. Io sono nato pronto, mi tirerò dietro anche il gruppo sicuramente, noi siamo qui non a fare la comparsa, vogliamo arrivare fino in fondo. E ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Ed era anche il nostro ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito. Buona continuazione di giornata.